Allora, eccoci con, scusate, qualche minuto di ritardo. Volevo in realtà condividere, ecco, lo schermo. Siamo andati immediatamente live. Eccomi con lo schermo che volevo condividere. Eccoci, amici. Allora, benvenuti in questo nuovo appuntamento con i webinar di Intesa San Paolo. Saluto intanto Claudia Capotorto che mi farà compagnia quest'oggi. Ciao Claudia, benvenuta. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Chiedo scusa perché purtroppo sto avendo problemi col computer, quindi spero che mi sentiate bene. Allora, intanto ecco, invito tutti, insomma, anche a scriverci se va tutto bene. Se vedete anche lo schermo, Claudia, confermami che vedo in condivisione lo schermo. Dovrei aver messo, ecco, dovreste vedere, ecco, Bloomberg. Dicevo, ennesimo appuntamento che ci vede insieme, quindi certificati e derivati. Intesa e Intesa San Paolo, ma prima di andare a vedere, ecco, l'argomento di oggi, perché con Claudia analizzeremo insieme una ultima emissione arrivata sul mercato secondario proprio da qualche giorno, iniziamo a farvi vedere anche qualcosa in tema di mercati. Quindi mi prendo questi 5 minuti per fare un quadro su quello che sta accadendo sui mercati e ripeto, dovreste vedere Bloomberg condiviso e insomma vediamo che ci sono oggi tanti segni verdi sia in Europa che in America in particolare, insomma dopo un avvio perlomeno nel pre-market abbastanza incerto, il Nasdaq in particolare ha ripreso i livelli dei massimi di ieri, trainando in realtà al rialzo tutti i principali listini anche del vecchio continente. Vediamo intorno alla parità il FTSE MIB, una novità perché insomma ha trainato tranquillamente tutto il mercato europeo, il FTSE MIB in questi mesi. Salta all'occhio anche la performance decisamente positiva per il Bitcoin, si avvicina evidentemente l'ok da parte della SEC al lancio degli ETF spot. Vedremo se questo rialzo come dire, verrà un po' giustificato da quello che il mercato in tal senso si attende, però insomma cambiano un po' gli equilibri sul fronte anche dei rischi e andiamo un po' a vedere quello che poi ci torna utile perché anche in questa occasione parleremo in modo particolare di certificati investment, anche quello che accade sulla volatilità di mercato. Avevamo detto che insomma, quest'area che adesso vi sto disegnando, poteva essere in realtà un'area di cambio di tendenza, quindi da quello che poi possiamo identificare come risk off, quindi un movimento in uscita dagli asset rischiosi, effettivamente c'è stata una fuoriuscita da quest'area del 21,3%, insomma, area 21-22%. Ma già nella seduta di ieri e anche oggi siamo rientrati in questo trading range, chiamiamolo così, che ingabbia le quotazioni del VIX da marzo ad oggi, quest'area diciamo 20%, 12%. Ecco, quindi siamo ancora in un'area dove particolari tensioni sembrerebbero ancora non essercene. E un'altra dinamica, perché poi abbiamo visto anche con questa crisi geopolitica, riscoprire un po' quelle vecchie dinamiche, perlomeno sul fronte delle commodity, che hanno visto da un lato, ecco un attimino che si sta caricando, apprezzarsi in maniera importante il greggio, che però viene, ecco, se vi zoomo in modo particolare le ultime sedute, però viene da una importante marcia indietro, no? Eravamo arrivati fino a area 95 dollari a barile, sto parlando ovviamente del WTI, discesa fino a area 82, ecco, se vado un po' a memoria, sì, 81,50, nuova risalita sopra 90 dollari a barile e poi di nuovo stiamo più o meno andando a testare quest'area di minimo, insomma, vediamo se sarà un ulteriore supporto per un nuovo trading range laterale, oppure se come mercato perlomeno sta cercando di scommettere anche a seguito di questa rottura della media mobile di brevissimo termine di andare anche a violare questo minimo. Un'altra commodity
molto importante in questo momento è sicuramente l'oro, oro che di fatto sembrerebbe essere tornato a funzionare come asset safe haven. Questo rimbalzo importante, diciamo, era anche un po' fisiologico, diciamolo così, l'abbiamo chiamato in più di una circostanza, insomma, questi 1.800 dollari a barile, 800 dollari l'oncia, scusate, erano, diciamo, in più di un'occasione stati chiamati come importante area di minimo. Effettivamente non solo c'è stato un importante rimbalzo, ma chiamiamola proprio una inversione di tendenza con l'oro che è riuscito poi a toccare anche e a sfiorare, diciamo, i 2000 dollari l'oncia. Stiamo un po' ritracciando, ma sintomatico che il mercato effettivamente ha riscoperto questa commodity che forse ingiustamente era un po' calata di prezzo. Ultimo sguardo, perché quello di oggi sarà anche, come dire, un tema su alcuni certificati, perché Claudia, ne ho di questa serie, ne ho selezionati in particolare tre, due te lo anticipo subito, che riguardano certificati legati ai titoli italiani che continuano evidentemente a riscontrare l'interesse degli investitori, e poi non potevo che anche guardare un po' oltreoceano su un asset e su un basket a tre di titoli tecnologici. Questo perché è questa la settimana più interessante dal punto di vista delle trimestrali, perché la stagione in America è ovviamente partita già da qualche settimana. Abbiamo visto, come sempre, no? Se siete un po', se seguite un po' le dinamiche anche del mercato azionario statunitense, vediamo che si apre sempre con il settore bancario finanziario, si prosegue con qualche società big cap del settore tecnologico. Abbiamo visto in modo particolare quella Netflix e Tesla, e poi mano a mano e piano piano si entra nel vivo e come detto, insomma, questa è una settimana clou. Oggi sarà in scena Microsoft e Alphabet Google, domani toccherà a Meta, e insomma già ci leviamo tre delle principali big cap del settore tecnologico americano. Quindi occhi puntati su Nasdaq, perché sicuramente movimenti post trimestrali piuttosto corposi sono titoli che spostano e che quindi meritano comunque attenzione. Ma ecco, andando un attimo sul calendario, e poi chiudo davvero questo check, questo check introduttivo, perché come vi avevo anticipato non è assolutamente una settimana banale questa che stiamo ormai entrando nel vivo, perché oltre a diciamo i dati sulle trimestrali, ma saranno anche i dati, vediamo se lo prendo, ecco, eventi economici. Sarà anche il giorno, la settimana in cui parlerà Christine Lagarde. Eccoci, vediamo se, ecco, non riuscivo a prendere la selezione corretta. Sarà anche la settimana dove parlerà Christine Lagarde, vediamo quel 26 ottobre con il meeting BCE per, come dire, quella scelta sul tasso di rifinanziamento principale, 4 punti percentuali e mezzo è l'attuale livello dei tassi di interesse. Il mercato non stima alcun movimento, ma certamente sarà interessantissimo andare poi anche a capire, no, dalla conferenza stampa dei vertici della BCE, dove si andrà a parare, non solo per i meeting successivi, ma anche per quel piano, come dire, di sostegno anche di alcuni spread e sui tassi di interesse che effettivamente hanno raggiunto livelli importanti. Ultima cosa, perché secondo me è anche qui interessante lasciarci con questo dato, andiamo a vedere anche il movimento dei tassi di interesse, perché tassi di interesse è l'ultima dinamica, ve lo prometto, che guarderò quest'oggi su questa piccola introduzione, perché abbiamo visto anche in scia al recupero attuale del Nasdaq, che in realtà è dovuto in larga parte a questa contrazione degli yield. Il mercato guarda evidentemente con estremo interesse la situazione sulle curve di rendimento, quella italiana, viaggiamo sul decennale attualmente al 4,8%,
giornata effettivamente in discesa, perché se la mettiamo in contrapposizione con lo yield di una settimana fa, insomma, oggi è il primo movimento che vediamo al ribasso rispetto ai rendimenti, e movimento decisamente più correttivo lo stiamo osservando in America, dove abbiamo una curva inclinata in maniera negativa. E quindi vediamo che, insomma, perlomeno anche sul fronte della curva a breve termine c'è stato un movimento molto più importante di contrazione dei rendimenti. Ecco, questa è sicuramente un'anomalia in America, che, insomma, vedremo come poi anche la Fed nel suo meeting successivo dovrà mettere mano ai tassi in un'inflazione che in realtà viaggia in maniera diversa. Quindi inflazione è ancora un tema importante, perlomeno in America. Eccomi. Ho concluso questo quadro assolutamente doveroso, Claudia, perdonami, ma la settimana era sicuramente particolare, e andiamo subito al tema di oggi, perché, come anticipato con Claudia, in questo appuntamento lo abbiamo dedicato in modo particolare a questa nuova serie, 10 nuovi certificati Step Down Express Worst Off con effetto memoria su azioni italiane e internazionali. Vi faccio vedere la gamma, ma chiedo subito, insomma, di aiutarmi a Claudia, perché si tratta di un'emissione che, diciamo, con queste caratteristiche rappresenta un po' dei caratteri atipici, perlomeno sull'offerta di Intesa San Paolo, e magari, insomma, ti Mi chiederei due confermo. Certo, parole, poi le vediamo insieme e ci facciamo un giro anche su Cella. assolutamente. Prima di tutto volevo chiedervi se mi sentite bene, perché ho avuto tanti problemi adesso a connettermi, anzi ti ringrazio per aver intrattenuto tutti quanti con la tua interessantissima analisi di mercato. E come dicevi giustamente, abbiamo quotato proprio settimana scorsa, il 18 ottobre, una nuova gamma di certificati di investimento con delle caratteristiche appunto che vanno a differenziare questa gamma da quelle precedenti. Infatti si tratta appunto degli Step Down Express Worst Off con effetto memoria. Dimmi tu se posso prendere intanto lo schermo così faccio Ah, sì, vedere. aspetta che Sì, ti sono condivido. riuscita. Ah, mi sa che mi sta. Cavolo. No, se vuoi, Allora. guarda, allora, aspetta un attimo, condivisione Allora, posso schermo. condividere? Posso Ah, assolutamente sì. condividere, mi sta uscendo soltanto un pop-up veramente antipatico e che mi dice di aggiornare, quindi magari ignoratelo. Allora, Vai, condivido, ok, lo. vediamo se, tanto credo di averti dato le credenziali, vediamo un attimo. Aspetta, vediamo un attimo. Vai, prova a ricondividere adesso, se no, tranquillamente te lo posso condividere anche io il sito internet. Non mi è uscito. Vabbè, possiamo fare dal tuo, tanto comunque va benissimo così, puoi condividere tu. Sì, allora, per chi ci segue, ecco, mi dite che si vede bene la condivisione del mio schermo, perché io ho il sito di Intesa San Paolo con le caratteristiche, insomma, dovreste vedere i dati di questa serie sul mio monitor. Ecco, fatemi sapere se c'è qualche problema. Non credo, però, insomma, dato che abbiamo anche la possibilità di interagire, perfetto, grazie Michele del feedback. Quindi sì, Claudia, sto facendo vedere il sito internet, anzi lo dovresti vedere anche tu, dove ci sono riportati tutti Sì, gli sì, sì. item sottostante. Ecco, guardate, se lo zoomo ancora meglio, magari lo vedrete ancora meglio. Ricordiamo, ecco, il sito internet intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com, dall'home page c'è tranquillamente il link su questa nuova emissione. 10 certificati, come detto, ecco. So, Claudia, se Esatto, guarda, vuoi se un po' vai. fare un quadro generale, poi li Certo, andiamo a assolutamente. vedere insieme, perché, come detto, te ne avevo selezionato tre in particolare. Sì, assolutamente. Sicuramente la tua analisi sarà più interessante della mia, che sarà appunto più di carattere funzionale. Se vai un attimo su, do prima una panoramica per quanto riguarda il funzionamento. Esatto, come dicevi giustamente, sono appunto 10 certificati Step Down Express Worst Off con effetto memoria. Dal nome si capisce che ci sono un po' di future, quindi spieghiamole una a una. In primis, appunto, sono dei certificati di investimento
che pagano due premi incondizionati fissi, quindi indipendentemente dalla performance sottostante nei primi 2 mesi. Quindi sono stati ammessi a ottobre, quindi novembre e dicembre pagano un premio fisso. Successivamente, questa è una scadenza di 3 anni, quindi successivamente possono pagare fino a 34 premi mensili condizionati all'andamento del sottostante, che è, come dicevi appunto prima tu, si tratta di panieri di principali azioni italiane, europee e internazionali, Vostoff. Quindi sostanzialmente in base appunto ogni certificato è sul proprio paniere, quindi in base appunto a quel paniere si va a vedere il sottostante con la performance peggiore nelle varie date di valutazione e se questa è superiore o uguale al livello barriera, che per quasi tutti i certificati è del 50%, cambia soltanto per un certificato su INEE nelle generali che appunto è al 60%. Quindi se il sottostante peggiore ha un livello superiore al livello barriera, allora viene pagato il premio condizionato. Prima particolarità, il premio ha l'effetto memoria. Cosa significa? Chiaramente chi segue i vostri webinar lo sanno bene, ma sempre meglio comunque ripetere. È una caratteristica tale per cui i premi non pagati, perché magari appunto in qualche data di pagamento potrebbe non essersi verificata la condizione, quindi nel caso in cui il sottostante Vostoff dovesse essere inferiore a livello barriera, a quel punto il premio non viene totalmente perso, potrebbe essere pagato successivamente, non appena appunto si verifica la condizione di pagamento. Quindi cosa succede? Succede appunto che il certificato paga il premio di quella data più gli eventuali premi non pagati precedentemente. Quindi questo è molto importante appunto perché consente di non perdere, tra virgolette, i vari premi durante la vita del certificato. Altra caratteristica, questi certificati sicuramente vivono per i primi 11 mesi di vita del prodotto. Dal 12° mese hanno la caratteristica della callability. Cosa significa? Che a partire dal 12° mese, se anche qui il livello del sottostante con la performance peggiore dovesse essere inferiore al livello barriera, allora, anzi scusate, superiore, pensavo alla data di pagamento, dovesse essere superiore al livello express, il certificato scadrà anticipatamente, rimborsando il prezzo di emissione, che quindi è 100, più il premio, più gli eventuali premi appunto non pagati precedentemente. Quindi il certificato cesserà di esistere e chiaramente non verranno pagati più i premi successivi. E questo appunto avviene dal 12° mese fino alla fine. Altra caratteristica molto importante è il cosiddetto effetto step down del livello di rimborso anticipato, che è decrescente nel tempo. Quindi parte dal 100% del prezzo di emissione, dal prezzo appunto iniziale di emissione appunto dello strike, del sottostante, appunto qui nella terza colonna possiamo vedere tutti i livelli del sottostante iniziale, e poi dal 12° mese appunto parte la valutazione del periodo anticipato, quindi all'inizio il livello di esercizio anticipato è al 100% del prezzo di emissione. Poi ogni 6 mesi si va a ridurre di un 5%, arrivando sostanzialmente all'85% negli ultimi 6 mesi. Questo cosa significa? Significa che col passare del tempo diventa in un certo senso più probabile che appunto il certificato possa essere rimborsato anticipatamente. Tant'è che appunto nei nostri pricing vedevamo che una data di richiamo anticipato, questo era circa 3 settimane fa, quando appunto facevamo i primi prezzi, cadeva più o meno nel secondo anno, quindi è un certificato che probabilmente non arriverà fino a scadenza naturale di 3 anni, però probabilmente appunto verrà rimborsato un po' di tempo prima. Però se ciò non accade, arriva a scadenza e qui rimborsa come un certificato normale a capitale condizionatamente protetto, quindi se non viene appunto, se non si verifica la casistica del rimborso anticipato, si va a vedere il livello appunto del sottostante a scadenza e qui si vede se è superiore a livello barriera, quindi paga 100 più il premio più tutti i premi precedenti, l'effetto memoria, se invece è inferiore a 100, inferiore al livello barriera, a quel punto è comunque un prodotto a capitale condizionatamente protetto va a perdere appunto la protezione del capitale e quindi sostanzialmente va a rimborsare un importo che è commisurato alla perdita sostanzialmente che si otterrebbe investendo direttamente sul sottostante. Quindi queste sono le caratteristiche appunto generali
Allora. dei prodotti. Se mi dici quali hai Sì, adesso analizzato. te li prendo dal CED, l'avevo già fatto una Ah, watchlist, perfetto. così guardiamo bene il dettaglio. Guarda, due parole sul funzionamento, no? Perché Giusto, per concludere una cosa che mi sono dimenticata, i livelli di premio vanno dallo 0,80% all'1,85% mensili, quindi vanno appunto dal punto di vista, il premio annuale sarà appunto più o meno dal 9,8% fino al 12,2%, quindi 16,2%, scusate. Quindi comunque si tratta di premi abbastanza elevati considerando appunto i livelli di barriera che comunque sono basse, sono appunto 50-60%. sì, no, volevo solamente, ecco, cercare di far capire a chi ci segue come si legge questa tabella, no? Quindi abbiamo detto che le prime due cedole sono incondizionate, eccoci qua. I primi due premi sono incondizionati, poi parte il classico premio, però con la condizione, quindi con un trigger specifico, frequenza dei premi mensile. Scadenza di 3 anni, lo abbiamo detto, varia per tutti 50%, quindi dato che stiamo professando il verbo dei low barrier sostanzialmente in questo periodo un po' di incertezza, si sposa appieno questa view anche su questa emissione e sinceramente non deve spaventare poi anche l'investitore, no? Quando vede magari una barriera al 60%, perché la deve sempre andare un po' a calibrare anche con quali sottostanti si ha a che fare. Nel caso specifico dei tre Enel, Eni e generali, diciamo che forse generali è quella meglio messa dal punto di vista di volatilità e anche quindi di rischio, peggio sta sicuramente Enel, ma insomma il frutto e anche la correlazione dei tre forse portano effettivamente a fare quel tipo di barriera se messa a confronto comunque con un rendimento cedolare che poco si discosta dai precedenti. Però ecco, volevo fare un po' anche un piccolissimo focus dallo step down. Qui vediamo dal 100% all'85%, come vi ha raccontato Claudia, è un elemento che interviene da una certa data in poi. Da una certa data in poi lo vedremo meglio nell'analisi di scenario e soprattutto le date di osservazione sul CEDLAB, come dire, è un elemento che abbassa il trigger per il richiamo anticipato prima della naturale scadenza, che non è un elemento da tenere, cioè è un elemento da tenere in debita considerazione, perché se parliamo di una spasmodica ricerca, perlomeno per quanto mi riguarda, di certificati resilienti e difensivi, attenzione che anche lo step down aiuta in questo senso, perché dico sempre che è come se il certificato avesse una calamita sui 100 euro nominali, no? Perché comunque anche in uno scenario di ribasso dei sottostanti, il trigger step down gli va incontro, no? A questo ribasso, quindi aumenta sicuramente la simmetria, ma potrebbe interessare poco sull'orizzonte temporale a scadenza. No, in questo caso interessa anche durante la vita del prodotto, perché proprio può essere richiamato anticipatamente anche in una condizione di negatività, di andamento negativo da parte dei sottostanti. Ultima parentesi, sempre a livello generale su questa emissione, Claudia, permettimi anche i sottostanti, perché teniamo a non disdegnare anche, come dire, soluzioni di comparto, quindi ne vediamo tante e lo andiamo a sottolineare questo elemento. Quindi andiamo a vedere intanto tante soluzioni sui titoli italiani. Diciamo, abbiamo due bancari, uno italiano e uno europeo, UniCredit, Banco BPM e FinecoBank, e uno europeo, utile a mio avviso anche in ottica di diversificazione, perché effettivamente tanti panieri su titoli bancari italiani, diciamo, vanno in autocall, vengono rimessi, eccetera. Se uno volesse rimanere sul settore, ma con titoli un po' diversi, attenzione anche a queste emissioni, UniCredit, Sogen e Deutsche Bank. Altra piccola parentesi, Claudia, perdonami, ma attenzione, perché magari il settore bancario potrebbe in prospettiva non essere così interessante in uno scenario di contrazione della marginalità data dai tassi dati in discesa, chissà quando, però insomma dati progressivamente in discesa. Però il settore bancario perché rimane interessante? Perché magari paradossalmente lo vedete sempre presente, no? Nelle nostre iniziative, ad esempio il portafoglio
portafoglio da modello, perché il settore bancario continua a offrire un trade-off molto più interessante rispetto ad altri settori, ad altri comparti, e quindi ci vediamo associati un rapporto rischio, quindi barriera, e rendimento cedola migliorativo rispetto ad altri comparti. E questo non dimentichiamocelo mai quando magari si va a comporre il portafoglio. Troviamo, andando avanti, anche una soluzione sul comparto, quello che definiamo delle avioline. Chissà se è la volta buona che questo comparto riparta definitivamente. Io sono assolutamente fiducioso su questo ed è molto interessante anche l'importo cedolare 1,22 su questa soluzione, che vede Air France, Deutsche Lufthansa e American Airlines comporre il basket. Un'altra soluzione, anzi diverse soluzioni, altre tre soluzioni su basket diversificati italiani. Lo ripetiamo ancora una volta, insomma, lo vediamo anche dai volumi: l'investitore italiano compra basket italiani. Ormai ha capito benissimo che per quel tipo di standing, anche a livello di cedola, non è più utile andare su altri tipi di basket, su altri tipi di sottostanti che magari presuppongono l'assunzione dei rischi, che io sinceramente sarei molto alla larga. Abbiamo anche, salto di pari passo questo perché magari lo analizziamo dopo, ancora interessante a mio avviso il comparto dell'automotive. Qui abbiamo una soluzione a livello europeo con Stellantis, BMW e Mercedes. Poi il settore dei viaggi con TripAdvisor, Booking e Airbnb. Anche questo, attenzione, guardate la cedola come sale, no? Se cambiamo anche tipologia di basket. E poi due soluzioni: Nvidia, AMD e ASML Holdings, che, come dire, sono anche stati tre titoli oggetto di nostri approfondimenti, se non altro perché il settore della componentistica, diciamo semiconduttori, un po' con Nvidia, che fa anche altro, ma continua evidentemente ad attrarre interesse anche in prospettiva. Qui abbiamo la possibilità, ecco, di sfruttare magari questa emissione anche in ottica magari di diversificazione di portafoglio. Fa l'1,6% mensile, barriera 50 su questi titoli che ritengo decisamente interessanti. È il best performer di questa serie, evidentemente anche frutto di, come dire, andare a prendere sottostanti un po' più diversificati, no? Quindi anche c'è un po' di leva di correlazione all'interno di questa soluzione. Nvidia, American Airlines e Netflix, tre settori diversi, però insomma arriviamo fino all'1,35% mese. E attenzione, perché non è tantissimo, è vero, sono solo due le cedole fixed, no, incondizionate di questa serie, ma quando poi gli importi sono comunque considerevoli, e poi sul trade-off a scadenza, su quell'analisi di scenario, si iniziano anche a sentire, no? Quindi è vero, basket è un po' più rischioso, però effettivamente ci sono cedole davvero, davvero importanti. Allora, cambiamo schermata perché passiamo sul nostro CedLab, e che ho magari selezionato tre certificati di questa serie, che come detto ne conta 10. E ne ho selezionati tre perché effettivamente, insomma, anche quelli, rispetto un po' alla mia sensibilità, e poi anche sono stati selezionati dall'ufficio studi, sono secondo noi i più interessanti. Due che rimangono comunque dentro casa nostra, e uno invece è quella AMD, ASML Holdings e Nvidia. Andiamo un attimino a vedere, ecco, un po' più nel dettaglio questa soluzione. E partiamo proprio da questo ISIN, che è il 976 finale. Poi, come sempre, insomma, non perdete magari tempo a segnarvi ISIN, oppure, come dire, appuntarvi quello che vi sto raccontando, perché semplicemente poi li mettiamo nella descrizione di questo video, perché è vero, ci state seguendo in live, però sarà una registrazione che verrà resa fruibile e disponibile anche per chi non dovesse essersi collegato quest'oggi in diretta, sempre sul nostro canale YouTube di CedLab Academy. Quindi è lì dove potrete anche dopo riandarvi a rivedere serenamente questo video. Nella descrizione, come detto, metteremo gli ISIN sotto osservazione. Allora, rivediamo
Nvidia, AMD e ASML Holdings. Facciamo un piccolissimo check se effettivamente, ecco, 976 finale, sì, magari ho selezionato la vecchia emissione, mi era venuto un colpo, no, tutto corretto. La troviamo scambiata leggermente sotto la pari, anche in scia, è stata messa davvero qualche giorno fa, ma insomma, il chiaroscuro del Nasdaq, in modo particolare di questi giorni, ha portato, ad esempio, Nvidia a perdere già il 5%, circa il 5%, anche se credo che se non hanno invertito rotta in questa mezz'ora che stiamo insieme, era un po' in recupero. Comunque, tutti e tre i titoli scambiano leggermente sotto la pari. Ricordiamo le caratteristiche, quindi barriera 50%, e andiamo a vedere, ecco, come si compongono le cedole, perché ve la raccontate bene sicuramente Claudio, ho cercato anche io un po' di parafrasare, però insomma vediamo i numerini come si mettono, in modo tale che magari chi ci segue capisce meglio. Primi 2 mesi, rilevazione del 10 novembre e del 12 dicembre, guardate cosa c'è scritto, 1,06 mese, quindi già 2 mesi, 1,06 più 1,06, guardate le note sulla cedola, no, vedete che non ci sono trigger premio, non c'è niente, perché la cedola è incondizionata. Quindi sono sostanzialmente due cedole che, quando parliamo di cedola incondizionata, parliamo che non c'è la condizione per pagarla o no. Quindi poco ci importa se c'è la memoria, perché quei due premi li prendiamo anche se sottostanti dovessero fare meno 40 o più 40. Ecco, estremizzando. Quindi due cedole che si prendono in forma incondizionata, condizione che, come vedete, entrerà a partire dalla terza data di rilevazione, che, se vi ho detto che la frequenza è mensile, sarà quella del 10 gennaio 2024. Lì servirà che almeno tutti i sottostanti si attestino sopra il 50% dello strike iniziale. A quel punto il certificato sarà in grado di pagare i premi. C'è la parolina magica che magari nei nomi commerciali non vediamo più, ma è data quasi come scontata ormai, c'è l'effetto memoria. Claudia, insomma, ti sottolineo ancora una volta quello che tu hai detto, perché insomma, lo diamo per scontato, ma poi tanto scontato non è. Se una delle rilevazioni dovesse mancare l'appuntamento con quel trigger cedola, non si perde la possibilità di incassare quel premio, che verrà accantonato per la rilevazione successiva. Qualora ci fosse una rilevazione dove il trigger venga effettivamente rispettato, a quel punto il certificato è in grado di pagare il premio in corso in quel mese e tutti i premi eventualmente non pagati in precedenza. Capite bene che, se andiamo alla ricerca di certificati un pochino più difensivi, asimmetrici, chiamiamolo come volete, ecco, avere la possibilità di accantonare cedole in un contesto 50% è decisamente negativo, male non fa, e abbiamo visto insomma un po' di storia recente dove la memoria è tornata non utile e di più. Un altro appunto, perché magari nelle caratteristiche c'è chi lo legge in forma negativa. Io sono della scuola che la forma negativa non la trovo qualora mi posticipate l'evento autocall, perché si dà la possibilità al certificato di rimanere in portafoglio, di rimanere agganciato anche su standing cedolari che magari da un anno non sono più in grado di essere soddisfatti. E questo, attenzione su questo. E magari si dà anche la possibilità al certificato di apprezzarsi, cosa che con un autocall, vuol dire avvicinato, vedo magari 3 mesi li vedo pochi, ma magari diciamo la statistica non ce l'ho, ma li vedere partono perlomeno, diciamo, il 60% delle emissioni c'ha l'autocall a 6 mesi. Ecco, già in un autocall a 6 mesi tu vedi il certificato che non ha quella voglia di andare su di prezzo se i sottostanti vanno bene. Con una rilevazione un po' più lunga sicuramente ti dà spazio anche a un po' di volatilità sul fronte dei prezzi del certificato, e quindi magari anche di allinearsi al rialzo, scontando di fatto il pagamento di tutte le cedole future e anche l'autocall, qualora i sottostanti dovessero andare abbondantemente sopra strike. Comunque, come detto, prima rilevazione ottobre dell'anno prossimo, quindi prodotto, lo ripeto, secondo me interessante questa serie con queste caratteristiche. Ma soprattutto, ecco, in ottica di chi magari il portafoglio lo deve andare a strutturare e non ha voglia, pensate ai consulenti, no? Non ha voglia di andare a ribilanciare, sostituire, switchare certificati eventualmente a un autocall. Questo certificato è un prodotto che, diciamo, tendenzialmente lo si prende per lasciarlo in portafoglio, quindi anche per un asset allocation così
su settori, aree geografiche che tende a rimanere in portafoglio. L'orizzonte temporale di un anno prima dell'autogol sicuramente non lo vedo di cattivo occhio. Dopo vedremo come impatterà la struttura step down. Andiamole a contare, quindi vediamo la prima rilevazione al 100%, seconda, terza, quarta, quinta e sesta. Ecco, se non ho rollato male il mouse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi abbiamo ogni 6 rilevazioni, quindi ogni 6 mesi, lo step down fa scendere il trigger per l'autocall del 5%. Quindi, come vedete, se non dovesse rimborsare a ottobre, né a novembre, né a dicembre, né a gennaio, né a febbraio, né a marzo, nella rilevazione di aprile, il trigger non sarà più 100%, ma sarà 95%. E così, se io poi rollo, 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 questo 95% diventerà 90%, questo 90% diventerà 85%, fino a poi alla naturale scadenza, dove ovviamente si guarderà solo al 50% della barriera. Ecco, magari ti faccio intervenire, se no davvero vado come un treno da solo. Insomma, c'è un elemento, Claudia, no, che magari lo step down lo abbiamo un po' letto il più delle volte come elemento per, diciamo, aumentare la probabilità che certificato non ti paga tutti i premi fino alla scadenza, e di conseguenza tende un po' ad aumentare il livello della cedola. Questo ha un interesse per l'investitore, però insomma quello che dicevo prima me lo confermi, c'è anche un elemento calamita, no, sui prezzi, perché poi magari immaginate lo scenario attuale, no? Poi davvero ti do la parola. Siamo tutti al 95%, immaginate di arrivare qua sul primo autogol al 100%, non ce la faccio, ma pensate davvero che il certificato poi in quel momento ti va a quotare 92, 93, 94, quando bastano 6 mesi di vita che già al 95 il trigger è rispettato e ti rimborsa 100? No, sarà sempre molto vicino al 100. Questo sicuramente anche in ottica di mark to market può essere utile. Ecco Claudia, fammi prendere fiato. Ho detto qualcosa di sbagliato su questo. No, hai detto tutto giustissimo, anzi è un'analisi veramente molto interessante. Giusto aggiungo due parole, quando noi poi creiamo questi tipi di prodotti con richiamo anticipato, il fatto di inserire un livello barriera decrescente nel tempo, in un certo senso ci rende il prodotto un po', non dico più difficile da strutturare, però il prodotto che è costruito tramite una serie di opzioni finanziarie e anche un'obbligazione, chiaramente se sulla componente obbligazionaria, se il richiamo è anticipato, ma soprattutto se il livello di richiamo anticipato decresce nel tempo, quindi il richiamo anticipato è più probabile, io ho meno spendibile sulla parte obbligazionaria, quindi in un certo senso ho un po' meno soldi per andare a strutturare i premi. In realtà non è questo il caso perché avevamo fatto un paio di prove sulle stesse sottostanti con trigger barriera al 100% e trigger barriera decrescente, diciamo, non cambiava di tantissimo appunto il livello di richiamo anticipato e quindi abbiamo deciso appunto, avendo appunto lo stesso spendibile, di dare questa future per gli investitori appunto se non vogliono detenere il certificato fino a scadenza, perché appunto 3 anni, qualche anno fa 3 anni era una scadenza diciamo normale per un certificato, 3-4 anni. Ora vedo sul mercato sempre certificati a 1 anno senza quell'ability o quando iniziano ad essere 2-3 anni iniziano ad avere sicuramente una quellability. Poi tra l'altro abbiamo cercato di non inserirla subito perché appunto diciamo, questa è la seconda volta che noi di Intesa San Paolo facciamo dei certificati su Bost Off. È la scorsa emissione fatta appunto a marzo, caratteristiche simili, soltanto che il livello barriera non era decrescente, la barriera veniva osservata già dal sesto mese. E di 10 certificati che abbiamo fatto, molti sono già scaduti, quindi abbiamo voluto dare un respiro, no? Perlomeno per detenerli appunto un po' di più in portafoglio senza, come dicevi tu, stare lì a capire come gestire appunto tutti i certificati appunto che non ci sono più. Poi un'altra parola, questo certificato che appunto hai visto quotava un livello sotto la pari, così come anche tutti gli altri, in primis appunto per quello che hai detto, perché appunto
se non sbaglio, in questo caso c'è stata una performance leggermente, anzi, una performance negativa appunto dei sottostanti, però in questa missione abbiamo apprezzato i premi, quindi sono stati livellati in maniera tale da far uscire proprio, da far quotare il certificato non a 100 ma a 99, appunto perché sicuramente appunto gli investitori vedono, fanno un'analisi più approfondita, no? Cercando di capire qual è il rendimento lordo, considerando chiaramente anche il prezzo, però notiamo appunto che c'è una preferenza proprio maggiore dei certificati sotto la pari, e infatti siamo contenti perché appunto tutti questi certificati quotano anche 2 punti percentuali sotto la pari, 2 o 3 punti percentuali, No, ma quindi un siamo. elemento ecco, psicologico che insomma hai fatto bene Sì. a farlo presente, no? Perché magari ecco, la lettura poi dei dettagli non era emerso. Non ti nascondo che insomma anche argomento sempre vivo all'interno della nostra community che magari ecco, anche forse in maniera sbagliata ti dicono che un certificato a 101 è caro. Ecco, magari. Esatto. Ecco, rimpiangeremo questi tempi di questo standing di tassi che consentono questo tipo di emissioni, quindi sicuramente dovremmo convivere con certificati che scambieranno ampiamente sopra la pari, però insomma non è mai ecco, un elemento cattivo di per sé, però sicuramente ecco, emissioni che già girano sotto la pari psicologicamente sono sempre maggiormente attraenti, quindi Sì, ma infatti su questo. il nostro trade-off era appunto capire se migliorare chiaramente i livelli premio, perché se li avessimo prezzati a 100 i premi sarebbero stati leggermente più interessanti, però come dicevi tu, molti investitori tendono appunto a guardare Assolutamente. il prodotto scontato sia nei negozi che proprio nei certificati, quindi in questo caso abbiamo fatto così ed effettivamente vediamo che insomma rispetto all'altra emissione che invece è andata subito sopra la pari, perché tra l'altro aveva streccato proprio a marzo quando ci fu la crisi bancaria e il fallimento appunto della Silicon Valley Bank, quindi aveva staccato già lì abbastanza a livelli bassi, quindi non appena poi erano quotati gli altri certificati subito sopra la pari, ed effettivamente, diciamo, questi certificati di adesso stanno avendo un maggior successo. Allora, sì, no, stavo facendo vedere ecco, l'analisi di scenario, così chiudiamo la parte relativa a questo prodotto, quindi qua la classica proiezione di tutti i scenari di prezzo e quello che fa anche il certificato, no? Profit and loss del certificato. Come vedete, insomma, non abbiamo opzioni accessorie al di sotto, utili al di sotto della barriera, però, ripeto, ci troviamo con una barriera capitale davvero profonda, ecco 50%. Vediamo come sempre che a barriera violata c'è il riallineamento di performance da parte del certificato, quindi a meno 50 sostanzialmente avrò un meno 50% per il certificato. Per tutti gli altri scenari, questo ovviamente è la fotografia del rimborso alla naturale scadenza. Ovviamente questo 138,16 è lo scenario non solo di protezione dell'intero nominale dei 100 euro nominale più tutte le cedole periodiche eventualmente previste dalla struttura. Questo, ripeto, certificato piuttosto aggressivo su sottostanti, ecco, tre sottostanti del settore tech. Andrei invece a quest'altra emissione che abbraccia, questo è l'ISIN, ricordiamolo, 937 finale. Scambia 98 e 62, quindi anche qui dinamica che ha portato Intesa ad emettere comunque al di sotto della pari, ma comunque anche in scia al ribasso, non tanto del comparto bancario che ancora continua a tenere i livelli. Vediamo Unicredit a più 2, Banco BPM meno 2, vabbè, comunque più o meno stiamo lì, però diciamo. Worst off Pirelli attualmente meno 6,84%, diciamo che era anche sottostante forse più slegato dalla dinamica degli altri due, quindi non è che ci fa così scalpore, diciamo. Ecco. Varena sempre 50%, perché ricordiamo di 9 emissioni sono al 50%, una sola al 60%, e vediamo già crescere ecco, la cedola mensile all'1,1%, funzionamento identico al precedente, quindi con due cedole incondizionate. Poi trigger premio 50%, interviene lo step down con prima rilevazione al 100% a
a ottobre 2024 e poi successivamente step down, quindi meno 5% ogni 6 rilevazioni. Interessante andare a vedere anche qui il trade-off con l'analisi di scenario, che anche qui fino alla tenuta della barriera, perché vedete 46%, adesso io do tanto per scontato, poi magari prestiamoci anche un minimo attenzione, perché ho una barriera 50% e vedo meno 46%, perché ho già una Pirelli al meno 7%, quindi dove va in sofferenza questo certificato? A meno 46% da parte del worst off. Quindi per tutti gli altri scenari ho un rendimento quasi del 14% all'anno e dopo, insomma, non mi difende più nessuno sotto barriera, quindi a meno 50, sostanzialmente vado a fare la stessa performance negativa, meno 50. Però, ripeto, tenete conto, emissione che è già quota sotto la pari, comunque su tre titoli italiani, ecco, ve l'ho detto un po' prima, in ottica di portafoglio queste soluzioni ci hanno il più svariegato finale, più variegate finalità. Equity substitution, asset allocation tattica, la mettiamo dentro un portafoglio comunque con una piccola dose di rischio, no? Lo utilizziamo magari in quei portafogli obbligazionari dove magari al consulente gli viene il cliente, no, voglio solo bond, ma ci metti anche una parte decisamente difensiva, no, come questa, barriere 50% su un asset con dei sottostanti magari tutti del FTSE MIB, appartenenti al FTSE MIB. Può anche essere questa una soluzione percorribile, no? Ad oggi insomma abbiamo tante idee, oppure prodotto in autocall, voglio rimanere sulla stessa dinamica, prendo un altro certificato che magari mi protegge di più anche se mi rende di meno, insomma teniamo sotto stretta osservazione tutte queste soluzioni. Anche che secondo me non deve spaventare, perché troviamo anche soluzioni, ormai un anno non si fanno più, anche a 2 anni, 2 anni e mezzo. Sinceramente, ecco, per sfruttare appieno anche la dinamica dei tassi, se ci posizioniamo anche su 3-4 anni di scadenza, male non fa in termini di pricing. Questa è una mia personalissima view. Chiudiamo il quadro con quest'altra soluzione, facciamo sempre un check 927, eccolo, su Eni, UniCredit e Stellantis. Abbiamo qui un certificato con diciamo tre titoli appartenenti a tre comparti differenti, ma qui forse più centrati nelle big cap di Piazza Affari, togliendo ecco magari una Pirelli & Co vista prima, che magari può essere di una più bassa capitalizzazione. Rimaniamo sulle principali. Worst off attualmente Stellantis meno 5, meno 6%, UniCredit è il best off più o meno di tutte, Eni sulla pari, scambia a 98 e 88. Anche qui andiamo a sfruttare questa quotazione sotto la pari, barriera 50%, cedola mensile 1 mese. Quindi per chi insomma mi segue nei webinar miei o in sostituzione di Pierpaolo, continuo un po' a professare il verbo di questa linea Maginot, no? Che se abbraccio titoli solo italiani, big cap, il mio standing è oggi barriera 50, cedola 1% mese. Diciamo che da questo non mi sposto, perché se ruotiamo, ecco, magari le condizioni di mercato cambieranno, questa volatilità magari salirà, speriamo, vabbè, questa è una mia personale view, però diciamo che insomma titoli italiani, tre big cap, anche se di settori diversi, lì più o meno devono andare a quotare. Infatti, insomma, qui stiamo esattamente su quello standard che a me piace tanto, con trigger, premio e barriera 50% e flusso 1 mese. Torniamo a ripetere, le prime due sono incondizionate. Ecco, diciamo, soluzione interessante anche per chi volesse comunque strutturare un flusso di premi periodici, costanti, magari ci capita, no? A volte voglio un flusso cedolare che mi permetta di pagare una rata, mi permetta di avere un flusso di premi. Ecco, attenzione, non l'ho detto prima, ma posticipare in là nel tempo l'autocall aiuta, no? Perché magari, perché diciamo, sono convinto di quello che vi dico, perché magari c'è chi preferisce uscire subito, no? Però ad oggi sono queste le condizioni, magari tassi che scendono tra 3-4 mesi, volatilità che scende, Intesa sarà sempre nelle condizioni di emettere un prodotto su queste tre azioni, sempre con barriera 50, sempre con queste caratteristiche all'1%. Iniziate a pensare che la risposta è no, quindi allungare l'autocall secondo me aiuta anche
in quest'ottica. Ecco, questo sempre se non succederà niente al mondo, se la crisi geopolitica rimarrà circostanziata e anzi si spegnerà progressivamente, però sono convinto che insomma questa stagione di tassi in questa situazione non perdurerà fino ad oltre il primo trimestre 2024. Magari poi arriverà in aiuto la volatilità di mercato a compensare questa leva un po' più bassa sul fronte tassi, però ad oggi, insomma, per come poi reagiscono anche i mercati ad ogni ribasso del 5-6% degli indici, non è ancora aria. Però Dio vede e provvede, ma insomma, riflessione che secondo me va fatta. Ok, allora, io tre me ne ero preparati e tre ce ne siamo raccontati, ma se vuoi, ecco Claudia, proprio per ultimo, se non arrivano domande, insomma, ci sono stati saluti e ringraziamenti nelle domande, ma non vedo domande specifiche su questa emissione. Direi che forse proprio perché best performer sulla carta di questa emissione è questo certificato, direi di andarcelo a vedere. Scambia 99, Nvidia, American Airlines e Netflix più 16. Diciamo che ci siamo tolti un dente con la trimestrale, quindi già l'abbiamo lasciata andare in positivo, quindi consideriamo ad oggi, forse non ce lo possiamo permettere, ma un sottostante meno per questa emissione. Ricordiamo che American Airlines ha i conti da qualche giorno, Nvidia ce l'ha per ultimi, ecco, quindi magari controllate anche, cioè in ultimi nel senso sul finire della stagione, quindi a metà novembre, seconda metà di novembre, però insomma, se doveste comprare questo certificato, mettetevi un po' l'alert sul calendario per la trimestrale di Nvidia, perché abbiamo visto come si è mossa nelle ultime trimestrali, cioè non nell'ultima, ma nelle ultime, quindi due fa e tre fa. Comunque, barriera 50 che ci dovrebbe mettere un po' al riparo da eventuali movimenti avversi, cedola mensile 1,35. Vedete come è salita dai primi? Abbiamo visto 1 a 1,1, 1 all'1%, sottostanti un po' variegati. Un po' di leva sulla volatilità, però andiamo all'1,35 mese, che signori miei, se, come dire, mi prendo la calcolatrice, se mi metto a fare 1,35 per 12, parliamo del Dovesse essere 16,2 decine, sì. anno. Ecco, quindi è vero, c'è un pochino più di rischio, però è pure vero che in un orizzonte di 3 anni, se tutto va bene, ti porti a casa un 50%, ovviamente se il certificato non rimborsa mai. Trade-off, rischio rendimento, va compreso che magari, ecco, permettimi Claudia, forse non è un certificato adatto a tutti i portafogli, quelli prima magari sì, però è ovvio che se volessi spingere un pochino più sull'acceleratore, l'1,35 oggi lo prendo non più su sottostanti particolarmente esotici, e su esotici parlo di BioMeat, di HelloFresh, di Zoom Video, di Jumia, eccetera. Insomma, avete visto poi anche che fine hanno fatto, però insomma non c'è più bisogno di prendersi quel determinato rischio. Ad oggi, come vedete, basta calibrare un pochino bene, vuoi non vuoi, si tratta sempre di tre big cap, anche se americane, anche se decorrelate. Però diciamo, certificato che utilizzerei quello quando definiamo prodotto yield enhancement, no? Spingiamo un pochino più sull'acceleratore, andiamo un po' a migliorare il rendimento, ma certamente, insomma, è un prodotto un po' più spinto e magari non è proprio adatto a tutti come quelli che abbiamo visto in carrellata prima. Ok, Sì, poi Claudia, ho guarda, siamo cercato arrivati sempre. proprio a 2 minuti dal target, quindi insomma, se vuoi aggiungere qualcosa su questa emissione o per tutti coloro che ci stanno seguendo, volessero porre domande su questa o altre emissioni, insomma, siamo qui e lo siamo anche dopo, insomma, basta commentare sotto il video su YouTube e come sempre, insomma, il nostro team di certificati derivati poi risponderà, o se non è nelle condizioni magari di rispondere, dubito, ma magari poi gireremo le vostre domande al team di Intesa San Paolo. Sì, tu intanto Ecco, dimmi Claudia. se ti appaiono perché io non le vedo. Giusto per aggiungere due Sì. parole. Ah, ci sono. Giusto per aggiungere due parole, e appunto, come hai detto tu, determinati panieri sono stati costruiti su sottostanti non proprio dello stesso settore e non proprio poco volatili, e motivo per cui abbiamo scelto appunto quasi per tutti di comunque mantenerci su livelli bassi di barriera. Per ora 40%, barriera 40% non le facciamo, quindi comunque abbiamo fatto tutto al 50%, tranne un 60% di ENI e generali, comunque titoli diciamo
relativamente poco volatili rispetto appunto agli altri sottostanti che abbiamo visto, è con una correlazione anche lì abbastanza elevata. Non so se ci sono domande, non No, riesco a guarda, capire. erano ringraziamenti e saluti. Siamo arrivati. Volevo Allora. scusarmi per la prima parte, ho avuto un problema con il PC qui in intesa, però vabbè, Allora, guarda, devo recuperare. no, tranquilla, tanto abbiamo iniziato con 7 minuti in ritardo. Guarda, Donella ci chiede, poi Giuseppe, magari poi te lo faccio vedere o ci scrivi, eccetera, ci chiede cos'è il multiplo. Diciamo, rispondo subito a Giuseppe dicendo che è la parte implicitamente controllata di sottostante di un certificato. E ovviamente è un po' più complesso quando si tratta di basket worst off o comunque di multi-basket rispetto a quando abbiamo a che fare con single stocks. Ecco, quindi va sempre parametrata poi al peggiore dei sottostanti. Questo perché te lo dico, consapevole di dirti un qualcosa con uno step tecnico in più, quando poi c'è l'esigenza magari di andarsi a coprire un certificato, è vero che vado a vedere il multiplo, ma poi se il worst off mi cambia, quella copertura un po' salta. Però in linea di massima, in maniera, ecco, più lineare possibile, il multiplo è la parte implicitamente controllata cioè se io compro un certificato con il multiplo, so quanta parte di sottostante vado a controllare. Invece, Donella ci chiede un commento sul certificato che finisce con 7984, presumo che sia questo, su TripAdvisor, Booking e Airbnb. Diciamo, ecco, è un po' complicato, Donella, andarti a commentare un certificato su tre sottostanti che, diciamo, sono in odore anche di trimestrali, quindi che potrebbe tranquillamente, ecco, far un po' deviare la view. Rimane, a mio avviso, un settore come quello delle avioline, anche quello del Travel and Leisure, diciamo quelli in prospettiva più interessanti. È ovvio che c'è da contestualizzare che se effettivamente una recessione economica dovesse concretizzarsi, certo è che diventa un po' difficile sostenere gli utili di questi segmenti che sono i meno resilienti poi al contesto economico. Però va sempre messo in raffronto con quello che ti danno, e qui quell'1,24 mese è un po' sintomatico anche di questo, a mio avviso. Quindi, settore di per sé interessante. Se vai a calibrare anche dove sono le barriere, ecco, vado un po' a sensazione, ma ci troviamo tranquillamente sui minimi di tutti e tre i titoli, forse solo Booking, che era quella che aveva performato meglio anche nel 2022-2021, forse quella barriera non fa i minimi, ma certamente per TripAdvisor e per Airbnb quelli là sono sicuramente livelli particolarmente bassi per la storia di quei titoli. Donella, sono titoli che a me piacciono, un basket che a me piace, però ecco, deve essere sempre presente che vale come quanto detto prima, non può essere l'unico asset di un portafoglio, non può rappresentare la parte core, quindi di un portafoglio, non può quindi rappresentare l'unico strumento. È un settore interessante che in ottica magari di alzare un pochino l'asticella del rischio rendimento ci sta, però attenzione, attenzione alle trimestrali e attenzione anche al contesto economico che potrebbe far soffrire il settore. Comunque 1,24 mese, barriera 50%, secondo me continua ad essere un buon trade-off rischio rendimento. Ecco, questo è quello che mi sento di dirti. Perfetto, ecco. Allora, abbiamo risposto a tutti e non ci sono altre cose in sospeso. Ripeto, se vi viene poi dopo anche la voglia di commentare, di chiederci, eccetera, andate sempre sul canale YouTube di CedLab Academy perché basta scrivere un commento e saremo lì presenti. Allora, Claudia, se anche per te è tutto, direi di salutare i nostri amici e insomma ti Sì. ringrazio di questo appuntamento e di questa ora insieme. Insomma, ci vediamo con te, ecco, ai prossimi appuntamenti di questo ciclo di webinar che insomma riceverete nostre mail, segnalazioni su social e quant'altro, eccetera. Siete ormai nella nostra mailing list per quel che riguarda GoToWebinar, quindi l'alert lo ricevete in automatico. Però insomma, ricordatevi che ogni mese c'è l'appuntamento canonico con Claudia, che Claudia, a questo punto io prendo spunto anche da questo nostro webinar insieme per invitarti anche alla CED Live, magari non di questa settimana, della prossima settimana. Quindi te lo faccio l'invito Assolutamente, in diretta perché la gamma di. accetto l'invito.
La gamma di certificati di Intesa, ricordiamocelo che non termina qui con gli investment, ma c'è tutta una gamma anche di leverage e in particolare di leva fissa, che secondo me in un contesto di volatilità come quello attuale, insomma, per il trader e per chi si volesse cimentare, secondo me è divertente ed utile. Quindi, insomma, ti aspetto la prossima settimana. Poi magari, ecco, mercoledì se ci sei potrebbe già essere un giorno giusto, sfruttato, ecco, così manco ti mando un Guarda, messaggio me lo dopo. segno subito, E bravissimo. abbiamo invitato anche i nostri amici a questo appuntamento, insomma, perché come ci vedete insieme in questi appuntamenti di webinar un pochino più corposi e dedicati a una singola emissione, abbiamo anche un format un po' più smart, che vede tutti i player dell'industria, insomma, fare le loro apparizioni. Anche Claudia c'è già stata, però insomma ci sembrava opportuno rinvitarla anche per coprire, insomma, Claudia, la gamma che, come detto, abbraccia Certo. sia investment che leverage. Ok, perfetto, Guarda, Claudia, ti assolutamente, aspetto anche un sicuramente. live e ti Dai, no, saluto. giusto un saluto a tutti quanti, vi ringrazio appunto per la pazienza iniziale. Un saluto a te, Giovanni, è la prima volta che appunto conduciamo un webinar insieme ed è stato molto interessante da parte mia, sicuramente anche da parte appunto dei vostri Assolutamente. follower. E poi ci vediamo appunto al webinar prossimo, ma spero prima appunto alla Chat Live. Fatemi sapere poi la data così segno Perfetto. in agenda. Allora, Claudia, ti saluto. Mi ha fatto piacere ovviamente anche a me fare questo appuntamento insieme. Ci rivediamo sulla chat live e saluto tutti i nostri amici e buon proseguimento di serata e attenzione ai trimestrali. Ciao a tutti. Grazie a tutti, ciao a tutti.